Ode for Strumpet di Alfred Reed. Nella vasta produzione del compositore newyorkese Alfred Reed, una delle pietre miliari della composizione statunitense, Ode for Strumpet rappresenta una riuscita incursione nel genere del brano per solista. Al trombettista sono richieste una notevole agilità e una spiccata musicalità per interpretare al meglio gli svolazzi rapsodici contenuti nella partitura. Il tutto racchiuso in un contesto sonoro che si rifà allo stile di Gershwin e richiama le armonie del jazz americano anni 30. La parte della tromba solista è affidata a Jean-Christophe Nigra, giovane musicista che ha mosso i suoi primi passi nella filarmonica di Montjovet, per poi proseguire i suoi studi al Conservatorio di Aosta, dove attualmente frequenta il biennio di alta formazione. Dunque, Jean-Christophe Nigra alla tromba, Ode for Strumpet di Alfred Reed, filarmonica di Montjovet.
Si rimane ancora negli Stati Uniti. John Williams è il compositore che ascolteremo ora, un compositore che ha segnato un po' la storia della musica degli ultimi, per cinema, per film, degli ultimi 30 anni in America. Un compositore che, sul quale Steven Spielberg ha puntato tanto per i suoi film. Un compositore e direttore che ha lasciato il segno con le sue composizioni. E nel 2005 Steven Spielberg, appunto, realizza il suo film Munich, dedicato a delle drammatiche vicende dell'attentato terroristico alle Olimpiadi del 1972. E decide ancora una volta di affidare la colonna sonora al suo musicista di fiducia, appunto, John Williams. Il grande compositore americano scrisse per questa pellicola una struggente ballata ispirata alla tradizione musicale ebraica, capace di toccare corde malinconiche e intensamente liriche. Nel titolo volle inserire un'invocazione e una speranza di pace, mentre sullo schermo si raccontava un capitolo sanguinoso della storia contemporanea. L'arrangiamento di John Moss trasferisce in un organico di strumenti a fiato le morbide atmosfere della partitura originale. A Prayer for Peace, John Williams. Thank you.
Un altro capitolo spiacevole della nostra storia, drammatico sicuramente, è stato il secondo conflitto mondiale. Paradossalmente forse non lo è stato però per la musica. Siamo intorno agli anni 39, 40, 41, 42 e in Europa, grazie alle truppe militari statunitensi, si comincia a ascoltare il jazz. Le big band, la big band di Duke Ellington, big band che si esibivano in Europa negli hangar degli aerei proprio per tirare su il morale ai soldati. E i grandi jazzisti americani di là in America registravano per conto dello Stato i V-Disc, questi dischi che avevano la V di Vittoria, e venivano poi mandati in Europa per le truppe americane, che a sua volta poi appunto hanno contagiato tutta l'Europa. E la banda di Bon Jovi conclude questo suo concerto proprio con un brano di Duke Ellington, che poi in realtà non è suo ma del suo trombettista grande che aveva, Juan Tizol, e il titolo è Caravan. Inciso per la prima volta a Los Angeles nel 1936, Caravan è sicuramente uno degli standard jazz più suonati al mondo e uno dei più grandi successi di Duke Ellington. In realtà il tema principale del brano è opera del trombonista Juan Tizol, che poi cedette i diritti al celebre produttore Irving Mills per soli $25. I punti di forza di questo standard sono da sempre il carattere esotico ed orientaleggiante della melodia, la ritmicità marcatamente latina e gli incisi in stile big band. L'arrangiamento del compositore americano Richard Swezot, rispettoso delle interpretazioni originali più riuscite, ci consente di riascoltarlo e di apprezzarlo nell'esecuzione di una banda musicale. Caravan, corpo filarmonico di Bon Jovi, direttore Julien Deren.